ragazzi, sono tutti carichi di patterzini del canale, un'altra bella mattinata di sabato. Oggi ci sarà la conferenza di Allegri, domani Juve Venezia, con la presenza, come sapete, di Zidane in tribuna, quindi sarà un po' di pepe, no? E magari possiamo anche immaginarci un futuro migliore, prospero, chissà. E oggi andiamo a parlare di argomenti abbastanza delicati, quindi preparatevi al decollo e partiamo. Un ringraziamento prima però a tutti gli iscritti, ragazzi, come sempre, abbiamo varcato soglia 7000, stiamo andando piano piano verso soglie più alte, quindi vi voglio ringraziare ancora veramente di cuore di esserci sempre con grande orgoglio. E un altro ringraziamento speciale invece a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione, ardore e entusiasmo. Allora, prima di andare a fare un piccolo discorso di anteprima su Juve Venezia, volevo parlare anche un po' di Dybala, una questione che è ancora aperta. Non ci sono state ancora offerte ufficiali diciamo, per prenderlo, con degli ingaggi, non sono usciti ancora dei numeri, però si stanno facendo, diciamo, avanti alla finestra anche squadre di Premier che prima non venivano neanche nominate. Mi riferisco a Newcastle, Arsenal e United su tutti, che hanno fatto dei sondaggi importanti, anche perché siccome sanno che Dybala ha un valore di mercato di 40 milioni virtuali, perché è parametro zero, è un'occasione ghiotta da poterlo portare via a zero con un ingaggio anche piccolo, perché lui, secondo me, con 7 milioni e bonus potrebbe anche accettare, cioè con un ingaggio totale netto di 10 milioni compresi bonus, che è un ingaggio, diciamo, normale in Premier. Da noi è un ingaggione sonoro, bello, bello importante, ma in Inghilterra non dico che ci puliscono il fondo schiena, ma quasi. Quindi ecco, c'è questa possibilità che Dybala, invece di rimanere in Italia, vada fuori. Da un lato a me non mi dispiace, se proprio deve andare via, che non vada a rinforzare un'italiana, specialmente l'Inter, perché se va alla Roma potrei anche essere tranquillo, nel senso che la Roma con Mourinho, che sta facendo abbastanza bene per il valore umano che ha, però potrebbe comunque non dare fastidio, ma all'Inter, sapete anche voi, o al Milan, potrebbe veramente tirarci fuori dalla lotta scudetto per un po' di anni, finché ha nelle gambe i suoi gol, i suoi assist, perché ricordiamolo, è un giocatore che comunque fa la differenza, ha questo problema fisico e anche di natura mentale, non è continuo e costante, però ha dei colpi da biliardo che comunque in Serie A fanno ancora la differenza, ecco, magari in altri campionati fanno un po' più fatica ad emergere. Quindi stiamo con gli orecchi al capete a capire cosa accadrà, perché dal movimento di Dybala poi dipenderà tutto il nostro mercato in attacco. E punti, i nomi ci sono già da tempo addietro, quello di Di Maria, quello di Zaniolo, quello di Raspadori. Ho visto che ci sono delle opinioni discordanti un po' su tutti, diciamo che la maggior parte delle persone vorrebbe per assurdo Di Maria piuttosto che Zaniolo, che si rompe spesso ed è un giocatore un po', come posso dire, birichino, no? Che non è un giocatore da Juve a livello di spogliatoio, a livello di extracalcio. Raspadori non è mai stato un fenomeno, lo sappiamo, e quindi la paura di molti di voi è quello che alla Juve crolli, cioè cali, come è successo anche con Bernardeschi, che aveva un valore di mercato di 40 milioni, grandi aspettative sulle spalle e poi non ha mai fatto il salto di qualità, purtroppo è sempre rimasto un giocatore mediocre che ha fatto il suo compitino. Quindi ecco, in attacco ci sono queste situazioni. Tra l'altro anche Ken non è sicuro di rimanere, perché vedremo anche Raiola cosa farà per accontentarlo e farlo giocare di più, perché comunque la Juve ha giocato veramente pochissimo e ha dato il suo contributo, perché mi sembra che abbia fatto 6 gol e 2 assist giocando pochissimo, è uno degli attaccanti che ha giocato meno di tutti, e quindi è un peccato non gli aver dato fiducia, perché Ken è uno che ha bisogno di giocare e soprattutto ha bisogno di giocare nel suo ruolo, non può giocare a fare la boa a spalla alla porta, deve giocare nei tre davanti esterno, non può giocare punta centrale, non è uno da fare 25-30 gol, ne può fare 15-12 a stagione, e quindi questo è un altro dilemma. E l'altro è Morata, perché non si sa assolutamente se verrà riscattato. Atletico Madrid non si schioda ancora una volta dalla cifra dei 35 milioni pattuiti precedentemente 2 anni fa, e la Juve non li vuole spendere assolutamente, ne ha spesi 10 più 10, spendendo 35 è come se tu dessi 55 milioni per un giocatore di 30 anni che non ha mai brillato, ha fatto una bella stagione, sì, quella dell'anno scorso, con 20 gol in 44 partite più 12 assist, però capite anche voi che non è un fenomeno, è un grande giocatore, comunque centravanti della Spagna, però diciamo che ci sono tanti rebus sul suo rinnovo. Quindi ecco, il momento è molto delicato per la Juve, cioè questo mercato, questa sessione qui dell'estate è fondamentale. Se non viene fatto un mercato dignitoso, noi crolleremo, ci accortoseremo su noi stessi, perché il Milan sta salendo, è stato preso da Investcorp e farà grandi investimenti e secondo me continuerà a scalare posizione anche in Europa, ed è difficile da toglierlo da lì d'ora in poi, anche perché Maldini e Gazzidi stanno facendo un gran lavoro,
L'Inter ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra coriacea, ok, ha fatto una sconfitta orrenda col Bologna e non è stata continua nell'ultima parte del campionato, ha fatto pochissimi punti rispetto a noi, però è ancora una mina vagante che potrà dire la sua in campionato e si sta rafforzando anche per l'Europa. Quindi dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Tra l'altro c'è il centenario della famiglia Agnelli e io sinceramente continuo a dire la stessa, lo so che è un brodo ripetuto e riscaldato, però io sono dell'idea che, viste la campagna di rafforzamenti che stanno facendo le milanesi, che prima non c'erano, non avevano mai avuto come concorrenti per la lotta Scudetto, io vedo veramente un mercato poderoso, quindi Vlahovic e Zaccaria sono stati i primi di grandi acquisti, e poi Allegri sulla panchina, non lo so ragazzi, io ho dei grossi dubbi, ho una grande paura che questo allenatore in 4 anni non combinerà niente. Per quello che io continuo a augurarmi, visto che molti di voi stanno dicendo che Conte probabilmente è stato l'indiziato numero uno per rivestire il ruolo di rimpiazzo per Pochettino, quindi andare al PSG, appunto per il gioco degli incastri del puzzle, Conte al PSG, Zidane da noi, Allegri nazionale, Mancini da un'altra parte. Non lo so ragazzi, io ve lo dico, non è che voglio fare disinformazione o sparare cavolate come ho visto molti di voi dire, eccetera. Purtroppo molti commenti finiscono anche in spam perché usate anche dei linguaggi un po' esagerati, mi dispiace perché volete anche rispondervi, ma non posso purtroppo, quindi cerco di essere gentile lo stesso. Però io riporto quello che sento, quello che mi danno come materiale, come fonti, ripeto, accreditate, vicine all'Exor, cioè parlano persone che sono azionisti della Juve, quindi è gente che sta mettendo i milioni per la Juve, sperando che il titolo vada su, e quindi sa benissimo cosa sta facendo Elkan, cosa stanno facendo i nuovi soci, cosa sta pensando di fare Agnelli anche se dice il contrario. Insomma, sono persone insider dentro la società, dentro l'ingranaggio Juve, dentro l'organigramma, e quindi hanno delle informazioni che noi comuni terrestri, se vogliamo, non abbiamo. E quindi io devo comunque dare voce, dare adito a queste voci qui, a queste notizie. E quindi ecco, io ve le riporto, perché chiaramente si fa dibattito, come molti di voi hanno detto e hanno apprezzato anche questa cosa, no? Che non si può essere sempre d'accordo su tutto, però tra persone intelligenti si fanno dei dibattiti apertamente, no? Si disquisisce e alla fine si trova comunque un comune accordo su alcune cose, su altre si scozza, però è bello, no? Si crea comunque una community intelligente che interagisce uno con l'altro. Ditemi anche la vostra, appunto ragazzi, come dico sempre, lasciate un bel pollice in alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio a tutti, ciao!